Concerti che potrebbero essere ospitati a Salerno nei mesi di giugno e luglio 2025. Ci sta lavorando l'amministrazione comunale per provare ad avere un programma già entro la fine dell'anno. Una delle iniziative su cui, come detto, è impegnato l'assessorato al commercio, oltre che quello al turismo, per far arrivare a Salerno un numero più elevato di turisti e visitatori, con l'obiettivo di trattenerli in città ed anche dare un impulso maggiore al commercio salernitano. Nei giorni scorsi a Palazzo di Città il coordinamento cittadino di Forza Italia aveva avanzato una serie di proposte per provare a superare la crisi del commercio salernitano. Tra queste la riduzione dei fitti per i commercianti. A rispondere l'assessore al commercio del comune di Salerno, Dario Loffredo, sui fitti di locali di proprietà non può incidere una pubblica amministrazione. L'impegno però è quello di fare di Salerno una città sempre più attrattiva, con interventi attualmente in corso che, nelle speranze del comune, rilanceranno anche il commercio in città. Non è che stato di salute c'ha il commercio salernitano. Che stato di salute vive il commercio in Italia? È una situazione generale. Oggi c'è una situazione di crisi economica in generale che si è acuita ancora di più dopo il Covid, no? Chi ha anche i soldi li spende meno volentieri, cerca di fare un tesoretto e guardare più ai risparmi. Una bella botta è stata data ormai da tanti anni dall'e-commerce. Parliamo con i proprietari dei locali, ho sentito, facciamo abbassare i fitti, ma se lei avesse un locale di proprietà e quel locale di proprietà lei ci vive col fitto, la chiama un pinco pallino dell'amministrazione, lei abbasserebbe il fitto per far contento qualcuno? Cioè, sui fitti dei locali di proprietà non può incidere una pubblica amministrazione. Chiaramente possiamo fare un appello affinché, voglio dire, possano essere calmerati. Noi sicuramente possiamo far trovare una città più attraente, ecco che i lavori a corso devono implementarsi e lavorare. Stiamo rifacendo le reti idriche cittadine, speriamo chiaramente presto che a Piazza Cavour, voglio dire, il giudice, la giustizia ci dia subito la possibilità di ripristinare anche le due parti di fronte alla provincia e quella sul lungomare, in modo da ridare e restituire ai cittadini quella parte di lungomare. Sono convinto che fine dei lavori al corso, sblocco cantiere Piazza Cavour, sblocco riqualificazione Santa Teresa, da qui voglio dire anche lì all'inizio di settembre ce la faremo, rifacimento, migliorando i servizi e nelle nostre corde, soprattutto sul verde, perché io credo che sulla pulizia cittadina siamo migliorati tanto, le iniziative specifiche del commercio. La città, la prima cosa deve avere, deve essere attraente, e Salerno lo è. Dobbiamo lavorare tutti insieme. Quando una città funziona è perché tutti lavorano insieme, i commercianti, i cittadini, i professionisti, gli amministratori, un tutt'uno. Dopodiché le iniziative, credo che Salerno faccia tante iniziative, Salerno letteratura, il crocifisso ritrovato, i barbuti, voglio dire, il premio Charlot. Stiamo lavorando per l'anno prossimo per fare delle iniziative, sicuramente insieme al collega al turismo, delle iniziative anche nel mese di giugno e luglio, legate forse ai più giovani, con dei concerti specifici. Ci stiamo lavorando oggi, perché è importante poi avere un cartellone entro dicembre, e quindi ci stiamo lavorando affinché abbiamo questo cartellone di concerti.